Signori, benvenuti in un nuovo modpack per Minecraft moddato tecnico 1.20, mi pare 1.20.2. Raga, siamo nel Project Architect 2. Raga, pack che avevo già visto da tempo, lo volevo già fare da tempo. Però il problema è che ovviamente non avevo... innanzitutto, vabbè, sono morto perché ho lasciato il mondo AFK. In realtà volevo registrare una sera, ma poi alla fine quella sera ho lasciato il mondo AFK, però in normale, e uno zombie mi ha attaccato e mi ha ammazzato, giustamente. Poi da lì ovviamente non ho avuto il tempo di respawnare, fare cose, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo, diciamo, un insieme di mod molto interessanti. Per l'appunto abbiamo... in realtà la mod della mappa non è che mi piaccia più di tanto, però è sempre buono avere una mappa. Ottimo, allora Chosen Architect fa sempre degli ottimi pack, fa sempre degli ottimi let's play, e in questo caso devo dire che si è veramente superato, perché io sto seguendo anche la serie che sta facendo lui, ma ovviamente non copieremo quello che fa lui, ma andremo avanti per i cavoli nostri, cercando di fare quello che faremo in generale in qualsiasi modpack overworld. Allora raga, la differenza tra questo e la ragna mod è che questo è quasi completamente in vanilla, nel senso non abbiamo crafting difficili, non abbiamo quest da seguire, perché sì, ti dà il questbook, ma semplicemente a titolo informativo, cioè ti dice guarda fai così, cosa così, giusto per sapere come andare avanti, come magari tipo startare un pack, eccetera eccetera, cioè vedete tipo starting out ti dà giusto qualche dritta, ma poi alla fine ti dice oh bello beh fai da solo, cioè non è che ti devo dire tutte le devo dire tutto io. Poi c'è il Quality of Life, che ovviamente ti dà, per esempio, ti dà anche a disposizione una Diamond Wand subito dall'inizio. In più ti dice, ti consiglia cosa utilizzare per a seconda della situazione, tipo per costruire, per fare il builder, cioè essenzialmente, per, non lo so... poi ovviamente le scopriremo piano piano. Abbiamo il tech, abbiamo la magia, abbiamo l'avventura, ma soprattutto abbiamo qualcosa da portare avanti per farmare quanti più possibili EMC, in modo da poter automatizzare, diciamo, l'ottenimento di EMC, e poi da lì ovviamente andare a farmare come degli zozzi qualsiasi tipo di materiale, ovviamente raga, le cose con parsimonia. Però una cosa che voglio fare adesso, proprio all'inizio del pack, è ovviamente andare a rushare come la merda la Project. Allora ragazzotti, cosa ha fatto il buon Chosen Architect? Il buon Chosen Architect innanzitutto ci ha permesso di fare questa bellissima cosa, cosa che solitamente in vanilla nella Project non si può fare, ovvero posizionare la transmutation table e poterla distruggere a mani nude. Oltre a questo ragazzi, noi potremo essenzialmente andare ad ottenere quasi tutti i materiali dalla Project, ma non possiamo ottenere materiali lavorati, ovvero possiamo sì andare a mettere log normali, come possiamo vedere, ma se io prendo un log, lo metto qui dentro e vado a vedere ovviamente le planks, questo per qualsiasi planks raga, anche per quelle di Oak, ve le faccio vedere, non hanno un valore di EMC, quindi tutti i materiali, quasi tutti i materiali lavorati non avranno un valore di EMC. Allora io vado a prendere un po' di legname, perché comunque ci servirà a fare una crafting table a prescindere. Poi con questa andiamo ovviamente a distruggere la crafting table che abbiamo appena ottenuto, per andare a ottenere ovviamente la crafting on a stick, così almeno non dobbiamo, tra l'altro possiamo fare così, metterla qua, e dovrebbe esserci un controllo crafting, open crafting on a stick, C, clear crafting to store, no, se io faccio no, key C, vediamo cosa c'è, save hotbar activator, no, spell open book è cazzarola, no è imbecille, reset, facciamo questo, ok,
Quindi se noi facciamo così possiamo aprire una bella crafting table. Allora facciamo subito, andiamo subito ad ottenere un bel piccone, perché così almeno possiamo ottenere la cobblestone, buttarla, schiaffarla all'interno della... cioè ho appena iniziato e già rompi le balle. Tanto c'ha uno zainetto. Vedi, vedi. Dimmi che droppi. Dai, basta, lama di merda. Tanto colpiscono anche lui. Ok, non ha droppato niente, vero? Non ha droppato niente. Ok, ignoriamo pure il lama, perché tanto non ha senso andare a cagarli di più. Come vedete, nemmeno il pane ha un valore di DMC, quindi purtroppo, raga, dovremo farmare alcune cose, mentre altre ovviamente dovremo... lama, dai, levatevi dal cazzo, veramente. Non ne ho voglia di rotture di balle, di avervi dietro alle costole per... Ok, allora, quindi buttiamo un po' quasi tutte le cose. Alcune cose, come potete vedere, hanno comunque un valore di DMC, nonostante comunque siano dei materiali lavorati, quali stick e cose di questo tipo. Quindi andiamo a ottenere una Stone Axe, una Stone Sword e una Stone Shovel, che ovviamente non va male sicuramente. Allora, il questbook me lo tengo, poi facciamo così, mentre a te, via, fuori dalle balle. Riprendiamoci ovviamente la nostra project bla bla bla, la cosa, la transmutation table, e andiamo a recuperare i nostri primi. Il coal ha un valore di DMC, perfetto, quindi proviamo a vedere se anche le torce hanno un valore di DMC, ma sei bellissimo. Quindi andiamo a prendere un bello stacchino di... pensavo di avere... vabbè, sti cazzi. No, in realtà dovrebbe esserci. Allora, vediamo. Video settings. Shader pack. No, questo è lo shader pack, però aspetta. Oculus shader pack, non è che da qua posso modificare, no, cancel. Dovrebbe esserci la light qualcosa, smooth lightning, non mi pare mica. Vabbè, ci abitueremo ad esplorare così. Comunque, in ogni caso, andiamo a prendere un paio di materialini così. Come vedete, il copper non lavorato ha un valore di DMC, ma il copper lavorato, cioè il lingotto, non avrà un valore di DMC. Lì c'è uno stronzo chiamato anche Creeper. Vorrei tipo comunque andare verso di là, perché di là ho visto che c'erano dei materiali che di qua non ci sono, che non rischio di morire male. Qui sì. Facciamo così, proviamo a sfociare in una nuova ed emozionante avventura. Posso? Ma mortacci tu, allora, scusa, Ok. Ottimo, facciamo una sorta di scala. Dov'è quello stronzo? Potrei anche scendere. Vabbè, dai, ma non... Stai zitto. Allora, via. Ok, gunpa... No, non ci provare, bastardo. La gunpowder ha un valore di DMC, quindi facciamo così. Ottimo, riprendiamo la project... perché la chiamo la project? La transmutation table. La project E, mi viene da chiamarla project E, non so perché. La project E è la mod. Mette, è la mod. Non è l'oggetto in sé. Allora, lì c'è del ferro, ottimo. Andiamo a recuperare subito del ferro.
Un attimo, sono sotto di lei. Ottimo, perfetto. Allora, posizioniamo la nostra bellissima, però non mi basta. Allora, facciamo 3 più 2, giusto per diciamo avere. No, aspetta, così 4, ecco. Sta arrivando uno zombie di merda. Non avevi altro da fare che rompere le suara wows in the wows. Allora andiamo a prendere anche 8 di cobblestone. Ottimo. Perché ovviamente, raga, andremo a sono 5 oggetti, quindi in teoria 4 di legna dovrebbe bastare. Anzi, in realtà anche le planks. Quindi se noi facciamo così, iniziamo, stiamo già iniziando a risparmiare materiali nonostante abbiamo la progettetta tra le mani, però stigazzi. Quindi facciamo così e così, cuochiamo il ferro, ci facciamo un upgrade degli strumenti e ci vediamo a frappè. E ottimo, quindi abbiamo il ferro che ci serve per poter fare un bel piccone di ferro. Quindi andiamo a fare proprio questa cosa qua, molto 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 veloce. Non ve l'ho fatto vedere, ma in realtà, raga, era abbastanza scontato il fatto che... scusa un attimo, ma non è che per sbaglio c'è il furnace on a stick? Perché c'erano tutte queste cazzatine qua un tempo, però adesso non ci sono più. E vabbè. Ok, scendiamo giù, perché qua c'è quest'acqua che comunque ci può aiutare a sopravvivere all'interno del mondo di Minecraft. Quindi qua abbiamo Dimensional Shard. Hai un valore di MC? La risposta è no. Che li ha visti? Cioè, ha messo un po' di realismo, però... Però basta. A patata. Ok, qua abbiamo un po' di... un po' di ferro. Ottimo. Che palle, però. Allora, qua c'è dell'ottima andesite e comunque vado a recuperare, perché ci può, cioè la dobbiamo andare a, come si dice, mettere nella procete in modo da comunque riuscire. Anche l'osmio vuole la sua parte. Copperigno. Questo è tutto, sono tutti EMC, raga. Questi sono tutti ottimi EMC. Allora, per par condicio andiamo a prendere anche la diorite e anche la granite, giusto per averla, magari se tipo ci serve per costruire, cosa molto difficile, però vabbè, non si sa mai. Andiamo a distruggere un po' di roba e otteniamo degli ottimi smeraldi, anche se gli smeraldi purtroppo non hanno un valore di MC. L'antico ink invece sì. L'antico inchiostro. Ottimo. Allora, qua ovviamente andiamo a illuminare la zona in modo da non dover perderci. Ovviamente, raga, casa abbellizione, sì. Abbellimento, estetica, cazzatine del genere, raga, le faremo tranquillamente in live senza andare a romperci troppo le balle su questo aspetto qua, anche se volevo comunque dedicare anche un aspetto importante all'estetica, perché no, perché comunque chi cazzo è quello? C'è uno spawner tra l'altro. Cazzo, di merda, stai zitto. Allora, mi è sembrato di vedere uno spawner. Ho visto le fiamme dello spawner, no? Di quando spawna. Tanto cosa mi ha dato? Old Miner Band. Animorte. Allora, buttiamo un po' di roba. Ottimo. Crops of the Wild. Non possiamo ovviamente mettere tutti questi oggetti craftati. La Golden Apple anche. Strano che non ci sia del cibo, però abbiamo comunque la possibilità di mettere le patate e andare a riprenderle. Quindi
e un attimo diciamo andare a cuocerle e ottenere un bel po' di cibo, che è cibo in inglese ovviamente. Sto cazzo, poi ci mettiamo poco comunque a fare un altro piccone di... Ma a me, io raga l'ho visto, cioè, io ho visto lo spawner, perché spawner significa anche chest, e quindi di norma dovrebbe... deep slate, allora tuff e deep slate, che comunque okrum anche potrebbe essere interessante. Tra l'altro vale meno dell'oro, anche la redstone ha un valore di DMC, ottimo, quindi andiamo subito a schiaffarla dentro. Andiamo a prendere un pezzo di coal e ci prendiamo, anzi, facciamo proprio uno stack di ferro, facciamo così, così, anzi, 7, cuoco un po' di ferro e ci vediamo fra poco, e ci facciamo l'armatura di ferro, almeno sono più tranquillo. Ok raga, allora abbiamo i nostri 64 lingotti di ferro, quindi andiamo a fare ovviamente la nostra prima armatura di ferro. Opela, opela, così almeno siamo... Ah, tra l'altro questa dovrebbe avere 2 di max health, ok, quindi una l'abbiamo fatta in più. Scusate, questo era un routine. Ino è un parolone, però vabbè. Andiamo a fare effettivamente 4 picconi di ferro, mentre l'altro ferro comunque me lo tengo nell'inventario, così almeno siamo più tranquilli. Ma non è che c'ho roba tipo da buttare nella... questo sì, ok, perfetto. Allora andiamo, innanzitutto tolgo la pacifica perché sono andato in bagno nel frattempo, quindi volevo evitare di crepare male. Qua abbiamo dello zinco, qua abbiamo dell'uraninaninaninaninaninaninite. Qua abbiamo della lead che abbiamo preso ovviamente. Tanto da comunque abbastanza cioè valori abbastanza alti, devo essere sincero. Vabbè, il ferro c'ha il suo valore vanilla effettivamente. Questa è la riolite. La riolite. Materiale della costruzione semplice, ok. Ok, continuiamo l'esplorazio divina. Ovviamente voglio assolutamente raggiungere alcuni obiettivi della progetè, come tipo il cosino che ci permette di scavare a manetta. Per un attimo ho sentito un rumore strano, mi sembrava il rumore del Warden. Qua abbiamo il Veridium. Lo raccolgo solo perché comunque ha un valore di EMC. E tra l'altro dal Veridium dovremmo poter ottenere, tramite alcune lavorazioni... No? Ok, ci sono rimasto male, perché prima, se non mi ricordo male, potevamo ottenere direttamente il... gli smeraldi. Quindi sarebbe stato veramente... sì, perché no? Perché no? Torce, robe, uova. Uova, sì, uova. Non ho mai visto uova a forma di ossa. Questa ci può sempre essere una prima volta. Però in ogni caso non erano uova quelle, ok. Un goldettino magico, così almeno non ci rompiamo le balle per andare a trovarlo. Oppela, vediamo se abbiamo ottenuto più o meno tutti i materiali che si possono ottenere, materiali base che si possono ottenere all'interno di una sessione di... Ma quello è basalto, no? Qua c'è il lapiscazzolo, anche il lapiscazzolo va bene. Ecco qua, basalto, basalzo, e poi c'è del basalzo, effettivamente. Allora, dammi... cosa possiamo vedere? La cobblestone. Ottimo. Anche il magma block, ottimo. Perfetto. E qui abbiamo il nostro primo diamantino. Dimmi. Sì, raga, sì. Sì.
Vediamo. 16. Sarebbe stato bello avere l'armatura di diamante a prima puntata della, del modpack, però purtroppo non è possibile, ok? Per adesso. Allora, proviamo a cercare la gravel. Io ho visto gravel, non che sia importante, però magari tipo per le prossime farm ci servirà della gravel. Almeno non devo andare a cercarla, diciamo, assolutamente. Potrebbe essere interessante. Fluorite, ottimo. Lì c'è del forro. Forro lo possiamo anche ignorare per ora. Qua c'è dell'uraino. Uraino impoverito. Poverino, gli hanno tolto tutti i soldi. L'ex moglie gli ha tolto tutti i soldi. Per quello è uranio impoverito. Allora, levati dal cazzarola bubbola. Perfetto. Allora, una ninite, levati, ti ho detto. Leva. Ok, l'Ender Pearl ha anche un valore di MC, ottimo. Vediamo quanti diamanti riusciamo a prendere. 27, ok. Per ora li lasciamo là. Poi, ovviamente, se dovesse servirci magari qualche upgrade, una volta che ovviamente la nostra armatura sarà bella che spacciata, però per ora direi di non andare a usare tutti gli MC solo per ottenere quella cazzabubbalo dell'armatura di diamante. Ok raga, allora io direi di effettivamente tornare sopra. Ecco, ottimo. Andiamo ad ammazzare la povera mucca. Tanto la Robif ovviamente ha un valore di MC. Questa mucca si è un attimino bloccata. Mucche che non danno la pelle. Facci loro. Dai, dammi un pezzettino di pelle, dai. Fa vedere. Hanno un valore di MC. Ottimo. Allora facciamo così. Allora direi assolutamente di andare a impossessarci di un villaggio in modo da poter... Eccolo qua, ottimo, proprio benissimo. Allora facciamo così, casa. E facciamo telepippa. Proprio in mezzo al grano dovevo teletrasportare, vabbè. Raccogliamo pure un po' di roba. Andiamo a impossessarci di una casa in modo da stare belli che tranquilli. Allora, vediamo un po'. Cosa c'è qua di bello? C'è dell'oro. Oro come oga. Il letto potrebbe essere interessante. Lo lasceremo di là per ora. Sono due fornaci. Delle melinde, ottimo. Tu cosa vendi? Ah, ma c'è la Easy Villager, ottimo. Ottimo. Allora, esplorichiamo un po' quella, così in modo da riuscire a trovare magari qualcosa di interessantole. Tipo magari una turtle della Computer Craft. Anche se non la userò mai perché mi fa schifo il cazzo. In realtà è stato molto figo usarla ai tempi, ma... Sai com'è? Siamo nel 2024, adesso basta. Ok, prendiamo un po' di roba. Facciamo un po' così. Cerchiamoci una... Ecco, questa sembra abbastanza grande per i miei gusti. Qua c'è una chest. Ottimo, andiamo a buttare un po' di roba. E niente. Raga, faccio un po' di roba, mi organizzo un po', diciamo, le idee e ci vediamo fra un po'. Ok raga, dopo esserci impossessati ovviamente di una bellissima casetta piccolina in Canada, andiamo a posizionare ovviamente la nostra transmutation table. Qua andiamo a piazzare la crafting table, anzi andiamo a togliere proprio tutta roba che finalmente non ci serve. Ottimo, bene. Facciamo così, prendiamo anche la crafting table. La piazziamo da qua.
buttiamo un po' tutto. Cos'è che hai appena imparato? Non lo so, non mi interessa. Facciamo log. Log. Oak. Facciamo log. Non so perché non mi prendeva il coso, però va bene. Le ceste hanno un valore di EMC, quindi io direi di assolutamente farle imparare, perché sono una cosa molto molto comoda. Per il resto, ragazzuoli, andremo a fare una piccola modifica, diciamo, al nostro storing, che possiamo fare questo. Che pulsante è? Ah, okay. No, lo stava semplicemente ordinando senza... molto, però vabbè, sti cazzi. Allora prendiamoci ovviamente tutti i picconi di pietra, questo me lo tengo in modo da comunque finirla se nel caso. Ok, perfetto, questa viene con noi e comunque ci può servire. Raga, allora il mio obiettivo è quello di ovviamente ottenere la Philosopher's Stone, poi la mettiamo di là, poi il Catalyst, perché comunque col Catalyst ci facciamo facciamo il curry e possiamo tranquillamente andare avanti molto più velocemente, quindi sarà molto semplice, comunque ha tutto un valore di MC, quindi non sarà un problema. Per il resto l'alchemical bag, che comunque contiene un sacco di spazio nell'inventario, concluderemo il tutto andando a correggiare nel mondo, in modo da poter ottenere veramente enormi quantità di materiali. Se poi riusciamo anche ad aggiungere il Swift Wolf bla bla bla, che è l'anello, dovrebbe essere l'anello del volo, fa vedere, sì, dovrebbe essere questo, sarà ovviamente una cosa in più. Quindi in breve, cosa ci serve? Ci serve ottenere la glowstone. Allora, se non mi ricordo male, nei villaggi possiamo dormire solo durante la notte. Cioè, male. Facciamo così almeno rompiamo la cestolina. Qua abbiamo ottenuto tutto, quindi possiamo fare così. Ottimo. E qua andiamo, no, tu con me. Qua andiamo a buttare questa roba qua. Perfetto, 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 perfetto. Allora, vediamo com'è la situazione orario. Allora, qua dovremmo essere normale, perfetto. Un pezzo di pioggia odiosa. Vabbè, raga, allora, in un villaggio solitamente dovrebbe esserci una Waystone. E sotto la Waystone dovrebbe esserci la Glowstone. Però il problema è che, occhio e croce, io da qua non riesco a capire dove potrebbe essere la Waystone. In teoria... no, proviamo a teleportarci di qua, dove tra l'altro abbiamo iniziato il gioco, praticamente. Vabbè, dov'è questa abitazione che vedo? Allora, facciamo così. Tessencula magica bulla. Ok, qua abbiamo i libri. Redstone Torch, ottimo. Posso dormire ora? Olaf. Che cazzo è Olaf? Dammi anche gli altri, grazie. Molto gentile. Allora, dovrebbe esserci comunque anche il villaggero che ti dà la glowstone. Quindi in realtà basterebbe fare qualche scambio con i villaggeri e non sarebbe... esatto, non sarebbe un problema. Sto cercando di capire. Ecco. No, non ci siamo, manco una cesta. Mi sembra. A parte quei due schifo che. Ecco, per esempio, qui dentro. Forse. Infatti, non c'è, perché sono stronzi dentro. Non c'è la glowstone. Ok, raga, allora sono andato un po' a teletrasportarmi dappertutto. Speriamo alla grande. Allora, però, spero che. Ottimo, ottimo. Tra l'altro anche la Waystone ha un valore di EMC, quindi possiamo approfittarne. Però di qua io metterei un bel waypoint e scriverebbe villaggio number 2. Ottimo. Allora, waypoint manager, andiamo ovviamente, teleportiamoci a casa, perché abbiamo bisogno di
ovviamente andare a craftare un bel po' di roba. Tra l'altro abbiamo ottenuto anche le Waystone, quindi con le Waystone non abbiamo più bisogno di teletrasportarci da nessuna parte, perché possiamo fare tranquillamente qua, fare casa, e poi ogni volta magari prendere una Waystone dalla Project Table. Come si chiama? Transmutation Table. E telepiparci a casa senza nessun tipo di vergogna e pudore. Ok, ho sbagliato un attimo, diciamo, l'esempio, però. Allora, redstone più glowstone più un pezzo di diamond. Ottimo, andiamo a fare ovviamente la nostra Philosopher's Stone. Buttiamo tutto, facciamo imparare ovviamente la Philosopher's Stone e togliamola. Destruction Catalyst. Destruction Catalyst è un po' più lungo da fare, perché ci serve un po' di coal, quindi in quantità di 4. Ne andiamo qua, facciamo così, otteniamo la chemical coal, lo facciamo imparare, ne prendiamo 4 sempre, veniamo qua, facciamo così, facciamo cos'è, e otteniamo il Mobius Fuel, facciamo imparare, teniamone altre 3, e teniamo qua, facciamo così, e otteniamo l'Eternalist Fuel, buttiamo qua. Per fare questo abbiamo bisogno del Nova Catalyst, quindi TNT. Non so se effettivamente, e infatti la Sand non l'abbiamo, ma non dovrebbe essere comunque effettivamente un problema, perché basta telepiparsi di qua, fare una cosa del genere, andare a casotta, opela, perfetto, farla imparare a lei, poi frendiamo, che cazzo era quella pod, facciamo così, andiamo a fare ovviamente una bella TNT Antana Might TNT. Facciamo Nova Catalyst, facciamo imparare, ovviamente ne prendiamo 4, ottimo. E infine poi ci servono Mobius Fuel e un Flint and Steel. Flint and Steel perché vuole un ingotto di ferro, e poi la Flint mi pare, se non ce l'ho nell'inventario, ecco qua, perfetto, facciamo, non posso farlo, sir. Flint and Steel più ovviamente 4 di Mobius Fuel. Ottimo, direi. Facciamo così, bam, Destruction Catalyst. Ora, Destruction Catalyst, se non mi ricordo male, aveva bisogno degli EMC. Allora, io direi di andare a provarlo, giusto per vedere se... Allora, dovrebbe essere tipo così. No, vuole un coso di EMC, però facciamo che la scarichiamo e la mettiamo di qua. Perfetto, quindi ci serve per forza di cose facciamo teleport a casa, grazie, chiudiamo. Tra l'altro abbiamo fatto delle quest, attenzione battaglione, cosa mi dai? Dei gold ingot, poi qua mi dai degli iron ingot, ottimo, e poi mi dà un gatto. E lo mettiamo di là perché è un valore di EMC. Non so se mi possa servire. Anzi, facciamo cut. Facciamo U. No, non mi serve niente praticamente. Vabbè. Ok, quindi oltre a questo, ragazzi, dobbiamo fare like covalence dust. Vuole un diamante e un coal. Opela, questo ha un valore di EMC, ottimo. Andiamo a prenderne 1, 2, 3, perfetto. Poi vuole lana, io non so se la lana effettivamente è, infatti, no, però aspetta, le stringhe forse, ok. Possiamo fare così e ha un valore di EMC, ottimo. Quindi facciamo così, 5 di lana, perfetto. E poi ci serve l'alchemical chest, che vuole un po' di lavoro dietro, quindi vuole una medium covalence dust che si fa con redstone e cos'è che voleva? La medium covalence dust? Ah, un ingotto di ferro. Però anche se l'ingotto di ferro non ha un valore di EMC, la medium covalence dust
lo ha, quindi assolutamente non è, non sarà un problema. Allora, io devo capire perché la G mi chiude tutte le robe ogni volta. Chi G? Qual è il tuo problema? Senti, menu, apro, leva. Ok. No, perché ogni volta mi chiudeva High Covalence Dust. Ottimo. Poi vuole la Low Covalence Dust, che è Charcoal più la Cobblestone. Che però è Charcoal, raga. Ah, ecco qua, perfetto. Andiamo a recuperando anche un po' di Cobblestone. Ottimo. Quindi facciamo così. E facciamo così. Perfetto. Quindi facciamo così e buttiamo. Ottimo. Infine, stone, una chest del ferro. Quindi la stone, io non so se però effettivamente... Forse l'andesite va bene lo stesso. Non lo so. Verificheremo poi. Poi vuole un diamante e una chest. Ecco qua. Ottimo. Dal ferro. Quindi prima questa. La facciamo imparare absolutely perché ci può servire poi più avanti. E infine abbiamo la nostra Alchemical Bag, che comunque ha un valore DMC e ha un sacco, ma che dico un sacco di spazio a disposizione. Ora, raga, prima di fare l'anello del volo, che comunque possiamo farlo, ci serve una di queste Clinestar Heinz. Quindi per farla abbiamo bisogno di diamante e del Mobius Fuel. Quindi facciamo oppela. E abbiamo la Clinestar Heinz. Quindi facciamo così. Andiamo a riempirla con merda. Ah, si riempiva così. Ok, perfetto. E adesso possiamo andare per l'appunto. Ah, tra l'altro dovrebbe avermi dato degli EMC. Ottimo. Cioè, Diamond Horse Armor. Dimmi. Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. Allora, piume più Iron Band. L'Iron Band vuole purtroppo un lava bucket. Quindi dobbiamo andare a cercare della lava immediatamente nel mondo. Quindi 1, 2, 3. Intanto parlando, è arrivata di nuovo la notte. Quindi ne approfitto per dormire. Ecco qua un po' di lavola. Non è un valore DMC, infatti non è un valore DMC purtroppo. Cos'è che c'è scritto? Può essere usato come moderatore in una Bigger Reactor. Ok. Interessante, lo terrò a mente. Facciamo oppela e oppela. L'Iron Band non ha un valore DMC purtroppo. Purtroppo. Allora, qua ci servono anche delle Dark Matter. Oppela. Vuole un blocco di diamante mortacci tua all'Eternal Fuel. Questa è un po' dispendiosa, raga. Non so se riusciamo a farla. Più 8 di questi. Minchia, filo. A filo, raga. A filo, a filo, a filo. Allora, io farei imparare anche lui. Poi, però presumo che ovviamente non possiamo ottenere 4 Dark Matter. Ok, raga, allora, in realtà non è un problema perché noi abbiamo la Philosopher's Stone. Se noi facciamo C abbiamo la Crafting Table, ma in realtà abbiamo anche la Crafting on a Stick. Quindi la Philosopher's Stone, della Philosopher's Stone non ce ne facciamo una ceppola di niente. Però prendiamo lei e andiamo a fare un po' di scavaggio ossessivo compulsivo. Proviamoci subito. Allora, dovrei aver già iniziato una sorta di miniera. Questa, amico mio, non era una miniera. Stavo per morire male, stavo per morire male. Carichiamo. Che goduria. Tra l'altro, uno di quei... Allora, diciamo, uno scavaggio, per dirle ma...
ammortati. Uno scavaggio, quanti EMC mi consuma? Allora, abbiamo 73.000, no, 48.920. Oh, 1.000. Guardate quanto mi fa risparmiare, raga. Quanto minchia mi fa risparmiare questo lavoro. Ok, raga, devo dire che è estremamente soddisfacente scavare, ma lo sapevo già, raga, questo strumento lo conosco già da tantissimo tempo. Forno, ok. Comunque devo dire che è veramente soddisfacente andare a scavare, cioè lo sapevo già, però ovviamente ne ho avuto la riprova un'altra volta, riprovando ovviamente questo bellissimo strumento. Allora, noi abbiamo fatto l'Iron Band, che tra l'altro avevo qui dentro ma me ne sono completamente dimenticato. 1 2 3 4, 1 2 3 4, e abbiamo Volto, bla bla bla, che ci permette il volo in creativa a un costo veramente esiguo, perché facciamo così, non consuma io, sì. Ah, sì, li consuma. Piano piano, però sì, li consuma. Tra l'altro, annulla totalmente i danni da caduta, un'altra particolarità di questo bellissimo anello. Quindi, che dire, raga? Io direi che per la prima puntata siamo piuttosto a posto, no? Volo in creativa, la possibilità di diventare dei cuori umani, l'alchemical bag che ci permetterà di ovviamente andare a scavare e immagazzinare tutti gli oggetti, eventuali oggetti che ovviamente non entrano nella transmutation table. Tra l'altro, ragazzotti, la transmutation table ha la sua versione più potente, che è la transmutation tablet, che praticamente però vuole 4 blocchi di dark matter block. La faremo ovviamente, perché ci serve per tipo ovviamente non avere rotture di balle, nel senso che non dovremmo andare a piazzarla, a fare tutte cose, cioè, capito? Quindi alla fine andremo a fare queste cose molto più velocemente. Mentre ovviamente per ottenere quei 4 dark matter block, raga, ci servono veramente tanti punti, cioè tanti EMC, perché per un dark matter block vuole, se non sbaglio, 550.000, e per poterli ottenere, raga, dovremo andare ovviamente nel Nether a raccogliere materiali sempre più belli, più potenti e più coccolosi. Ragazzotti, ovviamente ho fatto anche il dark matter pickaxe, perché qualora ovviamente io scavavo, ottenevo c'erano dei diamanti sparsi nel terreno, allora prendevo e li scavavo col piccone. Però avendo il piccone ovviamente di ferro, dopo un po' si spaccava. Quindi cosa ho fatto? Ho craftato un piccone che effettivamente è indistruttibile, e ovviamente abbiamo risolto tutto sto problema, tutta barabam di cose, facendo semplicemente un Dark Matter Pickaxe. Ragazzotti, io vi saluto qua, spero che la serie vi possa interessare. Vi ripeto che la Ragnamod ovviamente non è conclusa, cioè non è che l'ho eliminata dal canale, anzi, ma semplicemente, raga, mi serve un pack per rilassarmi un pochettino, perché comunque questo è molto più tranquillo, non ha tipo tutto quel, diciamo, stress di dover andare a fare, che ne so, una farm iper mega gigante di robe per poter fare, no. Cioè, questo molto più tranquillo, molto più sereno e coccoloso. Quindi, raga, probabilmente nella prossima puntata andremo nel Nether. Quindi io vi abbandono qua, noi ci vediamo alla prossima puntata della Project Architect 2. Alla prossima.